Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Una rete di SOSI decide il match tra Rimini e Montevarchi, qualche tafferuglio tra le tifoserie più del fischio d'inizio, ma tutto poi riportato alla normalità, al calcio d'inizio. Chi si aspettava un Rimini in versione relax si è dovuto ricredere. Se è vero che SOSI, con la sua 14ª rete stagione, decide il match, ad inizio gara un traversone di Guiebre aveva recato più di un brivido all'attento Pellegrini. La risposta a Aquilotta è immediata. Biagio sfiora il bersaglio della porta, difesa proprio dall'ex di turno Francesco Scotti. Poi, con una nuova avanzata, arriva la rovesciata in Apolano, sulla quale Scotti si mostra superlativo. Ancora Napolano non riesce a sfruttare un pasticcio tra Scotti e Brighi. La reazione del Rimini è invece affidata a un bolide di Ambrosini deviato in corner da Pellegrini, ma di lì a poco il Montevarchi trova il gol partita al 34esimo su assist di Napolano e Sossì non perdona, infilando Scotti di testa per l'1-0 dei padroni di casa. Prima del riposo, calcio piazzato affidato a Ambrosini, fuori di un nulla, mentre Scotti dall'altra parte evita il colpo de capo su un tiro dalla distanza di Napolano. Il duello 3-2 si rinnova ad inizio ripresa. Il portiere è bravo a tuffarsi e a recuperare successivamente la posizione. Nella seconda battuta, l'ex Montevarchi si ripete su Lischi. Invece, nella seconda metà del tempo, viene fuori il Rimini. Simoncelli serve Ambrosini, che chiama la parata Pellegrini sul proprio palo. L'ultima emozione la regala un nuovo cross proveniente dalla destra per l'incornata di Bissi, che termina sul fondo. Ora testa la Correggese per la festa 2.0 in programma domenica prossima, con ingresso stadio a soli 1 euro.